Bentrovati a questo nuovo filmato. Anche qui abbiamo un modello da costruire. Il modello è quello che vedete in figura e lo schema è sempre il solito. Cominciamo ad aprire un file di parte. Allora, piccola veloce analisi, 40, 70, 90, scala 1 a 1, foglio A4, si tratta di millimetri. Metodo di proiezione, metodo americano. Allora, millimetri, cominciamo da questo file nuovo e ci apriamo un file di parte in millimetri. Crea. Dopodiché dividiamo in due il video, solito discorso, affianca verticalmente. Qua abbiamo il disegno, la proiezione ortogonale dell'oggetto che dobbiamo fare, e qui faremo il nostro oggetto, il file di parte, l'ambiente di modellazione. Non ci serve per la prima feature che facciamo, però prepariamocelo completamente. Quindi andiamo in questa finestra, andiamo ad aprirci file nuovo, quello che sarà il, diciamo, il nostro controllo, il file di disegno, la messa in tavola di controllo. Allora, avevamo detto americano. Abbiamo detto millimetri, quindi ISO millimetri americano. Questo è il modello che scelgo. Ovviamente si è piazzato completamente nella finestra. Lo stacchiamo e facciamo in questa maniera. Allora, attenti che nasca la riga sotto. Vedete quella riga azzurra sotto? Io adesso non posso spostare il mouse, ma così nasce una intera linguetta. Così invece nasce solo una riga. Con questa riga divido in due la finestra. Quindi sopra. Adesso qui ho le solite tre finestre, l'oggetto da fare, la finestra dove modello l'oggetto e la finestra dove con le stesse proiezioni ortogonali dell'oggetto da fare vedrò che cosa sto combinando e quindi potrò controllare il mio lavoro di modellazione. Allora, torniamo sull'oggetto, direi di costruirci questa figura, il perimetro esterno, come visibile in questa vista qui. Allora, facciamo un attimo un'analisi di queste due viste. Se questa è la vista, perfetto, se questa è la vista principale, questa vista qui è la vista dall'alto, sta in alto, quindi diciamo che l'oggetto ha un po' di superfici inclinate, questa è una, questa è un'altra e questa è un'altra, ma non presenta grosse difficoltà. Diciamo che possiamo estruderci, farci questo contorno ed estruderlo di 20. Poi andremo a fare le varie superfici inclinate, i vari tagli. E nel contorno io includerei anche i due cerchi, i due fori che sono fori passanti per tutta l'estrusione di 20. Allora, di qua, piano XY, inizia schizzo, mettiamoci in questa situazione. E facciamo il nostro schizzo, una serie di linee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, verticale, tac, qui che cosa è successo col mouse, invio, ta, perfetto, diamo l'ok, mi sa che le batterie un po' scariche perché qui c'è finita una cosa che non doveva finirci, e qui c'è anche un pezzo curvo. Allora, i punti sono questi, mettiamo, chiudiamo la figura, questo con questo e questo con questo, poi orizzontale, questa perpendicolare, mettiamo i vincoli. Cerchiamo di fissare geometricamente prima di mettere le mani sulle quote, sulle misure. Ancora perpendicolare. Qui ha fatto un lavoro mica tanto simpatico. Allora, fermiamo un attimo i vincoli. Vediamo se spegniamo. Vediamo se riesco. Ok, ci siamo. Quindi perpendicolare. Torniamo a mettere i vincoli, perpendicolare. Già che ci siamo, allineiamo questa e questa. Poi qui dobbiamo mettere questa per qui abbiamo 1, 2, 3. Qui
ci abbiamo degli angoli, non li sappiamo gli angoli, quindi diciamo non mettiamo vincoli su questo tratto qui, ma mettiamo un orizzontale o un verticale qui o un parallelo, facciamo ancora più i fighetti, mettiamo un parallelo e poi mettiamo un perpendicolare qui e un perpendicolare fra questo e questo. E poi, già che ci siamo, allineiamo questo punto verticale, questo, allineiamo questo punto con questo punto. Perfetto. E ora è il turno di mettere le quote. Allora, la lunghezza totale è 70, quota 70. Questo mi dice che si riscalerà parecchio l'oggetto. Quota 70 e qui quota 45, mettiamola. Perfetto. E qui ovvio che succedono queste cose, ma diciamo che non ci preoccupano più di tanto. Poi interno è 15. 15, 15, 15. Allora, da qui a qui 15, questo è 15, 15, e il terzo io se volete lo metto, ma per farmi dire dalla macchina che esiste già questa quota che ipervincola lo schizzo e che quindi può essere solo una quota non parametrica, una quota ausiliaria. Accettiamola con le parentesi, tanto per diciamo completezza e avere lì e 6 quote necessarie. Allora, di qua 70 e poi non abbiamo stabilito. Questi qui sono 15. Mettiamola. Allora, poi 5 quote necessarie. Due sono sicuramente alla posizione. Questo scasso qui, allora qui facciamo questo scasso a 30 o questo scasso a 40. Io direi che ci conviene fare lo scasso a 30 perché poi andiamo a togliere materiale. Quindi noi mettiamo questo punto qui, è come se insomma stessimo facendo questa faccia qui dell'oggetto. Quindi noi andiamo a mettere a 30 la posizione di questo. Quattro quote necessarie. Beh, questo e questo sono uguali. Questo inoltre 15 e 15. Allora, qui ho messo, vediamo un attimo di accendere i vincoli, non mi ricordo. Non mi ricordo, questi sono allineati. Questi sono allineati, quindi questo è 15, ma questo se provo a metterci 15 mi dirà che è lo stesso 15, però mi serve sapere di questi 15 quanto è il dentello, perché qui, e tra l'altro vedo che è una quota che non è riportata. Allora, quota, torniamo su questo e mettiamo una notazione, andiamoci a leggere quella quota. Eccola qui. Vediamo se la posso mettere qui. La metto qui, sposto il 5. Chiaramente anche di qua sarà uguale, quindi qui vado a terminare il mio schizzo. Tre quote necessarie, due sulla posizione, quindi vado a terminare dal punto di vista geometrico il mio schizzo. Ho già detto che sono uguali scrivendo che questo è 5. Si aggiorna anche questo, due quote necessarie. Cosa manca? Manca la posizione. Cioè questo oggetto io non l'ho ancora fissato. Allora lo spostiamo, lo spostiamo, lo spostiamo, perfetto. Adesso ne andiamo a dare la posizione, potremmo mettere questo punto nell'origine oppure i punti medi nell'origine. Ok, io metto i punti medi, poi vincolo orizzontale, voglio allineare questo punto medio. Vediamo se lo becco, quando lo becco, con l'origine, punto centrale.
allineamento verticale, questo punto medio, ok, sempre con l'origine, il punto centrale. Allora, completamente vincolato, concludi schizzo e ora possiamo tranquillamente andarcelo ad estrudere di 20. Mica vero, avevo detto che facevo anche le due circonferenze. Allora, riapri schizzo, dall'alto cerchio, una, 2, diametro 10, diametro 10, uguale, posizione 10, 10, quindi quota. Da qui a qui 10, allineo, quota, da qui a qui 10, e qui devo fare la stessa identica cosa, ultima quota necessaria, da qui a qui 10. Concluso lo schizzo, inquadriamo ed estrudiamo di 20. Simmetrico in che direzione? Direi che lasciamolo appoggiato al piano e facciamo in questa direzione qui e andiamo a selezionare questa figura. Ok, e fin qui ci siamo. Adesso, già che ci sono, vado di questo oggetto qui ad preparare la messa in tavola di controllo. Allora, prima lo dovrò salvare, file, salva con nome e lo chiamiamo parte 1 2019 12 29, che è il nostro esercizio filmato. Ce l'ho già, ma lo vado a sovrascrivere. Sostituisci il file, sì. Dopodiché vado qui e gli dico base e cerchiamo la stessa vista. Allora, la stessa vista dovrebbe essere questa. Dico dovrebbe perché facciamo anche questa vista qua, che è la vista dall'alto, il metodo americano, e diamo l'ok, vediamo cosa succede. La scala 1 a 1 dovrebbe essere giusto. Qui vedo il qua, qui c'è qualcosa che mi dice che ho fatto 40 e non 30. Andiamo nello schizzo un attimo. Allora, settanta, quindici, no, ho fatto 30, quindi è giusto. E quindi devo vedere questa linea qua. Ok, ho paura di. Beh, facciamo una cosa, andiamo avanti, perché per adesso queste due viste mi dicono poco, nel senso che questa sembra coincidere, dipende dalle lavorazioni che faccio adesso. Allora, qui andiamo a concludere lo schizzo e andiamo a fare i primi tagli che dobbiamo fare. Allora, i primi tagli che dobbiamo fare, questa superficie obliqua le abbiamo fatte, c'è rimasta da fare questa superficie obliqua qui, non è che ce ne siano tante altre da fare. Allora, per fare questa superficie obliqua qui, ah no, qui c'è anche un'altra superficie da tagliare, c'è da tagliare anche qui, eccolo qua, c'è da tagliare anche qui, e cominciamo a fare questo, che è da 20 con profondità 10, 20 per 10. Allora, andiamo a fare uno schizzo su questa superficie per fare questo taglio qui. Allora, andiamo a fare queste tre linee, 1, 2, 3, perché mi parte, e 4, si è autoattivato il puntatore polare. Allora, vabbè, finiamo l'oggetto e poi dopo sistemo. Allinea questo con questo e facciamo coincidere le estremità. Poi questo qui sarà, appunto, ne rimangono 10 buone e qui da 10.
su un totale di 20, meno 10, e qui 10, e qua 20, 70, meno 50. Allora, questa quota è 20. È posizionato, è l'ultima quota che mi serve, completamente vincolato, concludi schizzo e andiamo a fare il nostro taglio. Allora, estrudi questo a tagliare tutto. Diamo l'ok per vedere di nascosto l'effetto che fa. Andiamo di qua e l'abbiamo tagliato, me l'aspettavo questo errore qua, ma l'abbiamo tagliato dalla parte opposta. Ok, nessun problema, questa ribatte perfettamente, mica vero perché qui si vedono gli spigoli. Sì, però è giusto, perché questa non ribatte, mancano qui gli spigoli, li vedo sotto, qui gli spigoli. Taglio così, allora o giro il pezzo, cioè giro le proiezioni, e potrebbe essere la soluzione. Allora, modifica vista. Ok, le seguenti verranno aggiornate, ci sto, e direi che ok, ci siamo, adesso ribatte questa e questa anche ribatte perfettamente. C'è da fare questa superficie inclinata. Allora, per fare questa superficie inclinata abbiamo detto che questa distanza è 30. Allora, torniamo di qua, analizza strumenti. Misura questa distanza da questo spigolo a questo spigolo è 30. Ok, quindi vuol dire che io adesso devo scassare da qui un triangolino all'interno con lunghezza 10, 30, 40, lunghezza 10, altezza 20. Allora, per farlo faccio uno schizzo su questo piano e mi metto nella situazione di vedere lo schizzo. Perfetto. Poi abbiamo detto, qui ci siamo, qui devo andare indietro di 10 e per tutta l'altezza. Allora, linea. 1, 2, 3, 4. Ok, poi faccio coincidere, chiudo la linea. Questo punto con questo. Poi faccio coincidere questa con questo. Questo con questo, gli dico che è 10 come quota e da ultimo metto questo punto appartenente a questo spigolo, completamente vincolato, concludi schizzo, diamo l'ok e andiamo a fare l'estrusione, estrusione per 15, simmetrica, quindi modello 3D, estrusione a tagliare per 15 ed è anche simmetrica. Diamo l'ok, andiamo a vedere di nascosto l'effetto che fa. Perfetto, questa è inclinata nel verso giusto, questa vista è esattamente uguale alla vista di qua e anche questa vista è esattamente la vista che è stata data come dato del problema, per cui l'oggetto è questo e come ulteriore prova possiamo vincolarlo, scusate, possiamo quotare la proiezione. Allora, annotazione velocemente, centro, mettiamo tutti gli assi, sapete che la prima operazione sono gli assi di simmetria, poi metteremo le quote e lì avremo la verifica finale che è tutto uguale. Allora, questo l'ho messo, questo l'ho messo, mettiamo un asse di simmetria anche qui. Essendo l'oggetto simmetrico, lo prolungo anche. Perfetto, mettiamo le quote qua sotto, questo lo sposto un attimo, 50-70, quota 50, doppio 0. Quindi bisogna sistemare il default, strumenti, gestione, editor stili, gli zeri finali. Allora, editor stili, precisione giusta, 2, gli zeri finali via, mettiamo gli zeri finali via anche qui, salva e chiudi. Questo
50, 70, torniamo qui, annotazione, quota, tac, tac, 70, perfetto, poi 5, 15, 15, 15, quota, 5, quota, 15, 15, non sono stato troppo preciso nel disporlo, adesso le mettiamo a posto 15, lasciamola così che devo mettere prima a posto quella sopra, allora esc, freccia su freccia, non riesco a metterlo, simpatico quando fa così, 15, 15. Perfetto, 5, 15, 15, 15 anche qui. Quota 15. Perfetto, poi la posizione dei fori e il loro diametro. Quota 2 per 10, 2 per diametro 10, 2 spazio per spazio diametro 10, non invio, dai ok e ci siamo e poi la posizione 10 e 10, allora tac tac 10, tac tac 10, mettiamolo più o meno allineato uguale, la larghezza globale, quota, altrimenti non c'è nessun altro posto dove metterla, 45. L'ho presa cost to cost, ma in realtà era, potevo prendere anche quello spigolo lì. Allora, queste quote ci sono tutte e chiaramente sono le stesse. E facciamo anche queste 5 quote qui. Allora, 20 ed è 20. 30. Allora, questa è una quota un po' più complessa da prendere. 40 la prendiamo da qui. Da questo punto a qui 40, già che ci siamo, stacchiamo un attimo questo e anche questo lo portiamo un po' più giù. Ok, questo è 40. Poi qui c'è un 10 che è la posizione che la potevo mettere anche sotto. In realtà, vabbè, la mettiamo qui 10, 40, 10 anche qua da mettere. Da questa lunghezza qui, perfetto, e l'ultima 30, quindi da questo punto a qui 30. Ci siamo, sono le stesse, vuol dire che l'oggetto, le proiezioni sono le stesse, vuol dire che l'oggetto che abbiamo modellato è esattamente l'oggetto che ci eravamo proposti di modellare all'inizio del nostro esercizio. Bene, anche questo esercizio è finito, questa modellazione è finita. Spero abbiate anche qui imparato qualcosa, spero che vi sia utile. Chiaramente vi chiedo se vi è piaciuto di mettere un like e anche di iscrivervi al canale e vi chiedo anche di pubblicizzare questo canale, di farlo conoscere ai vostri amici. Magari siete studenti che studiate in altre università e che lo utilizzate per preparare il vostro esame, ditelo anche ai vostri colleghi e ai vostri compagni di corso, in maniera che, anche loro possano approfittare di questi esercizi e della teoria che c'è nell'altro filone, diciamo, di filmati, corso base Inventor. E anche di AutoCAD, perché poi qui ci sono anche altre playlist con esercizi e teoria su AutoCAD. Bene, ho finito, arrivederci al prossimo filmato.